L'effetto Doppler acustico si ha quando c'è un movimento relativo tra una sorgente che emette un'onda periodica di frequenza f e un osservatore che riceve quest'onda. Si può muovere la sorgente, come adesso è il caso di questa animazione virtuale, oppure si può muovere l'osservatore, cioè il microfono, come in quest'altro caso. Oppure si possono muovere tutte e due insieme. Bisogna distinguere tra la frequenza che emette la sorgente, in questo caso l'ape, frequenza che chiamiamo F, e la frequenza invece con cui il microfono riceve le onde emesse dall'ape, quindi la frequenza di ricezione che chiamiamo F'. Infatti nell'effetto Doppler la frequenza con cui questo microfono riceve le onde sonore è diversa dalla frequenza con cui l'ape le emette. Classici esempi sono il suono della sirena dell'ambulanza che si avvicina, oppure il rombo del motore di una Formula 1. Questo secondo esempio è il migliore e all'inizio dobbiamo immaginare la Formula 1 ferma ai box. Allora la sorgente e il microfono sono entrambi fermi rispetto all'aria che è il mezzo di propagazione e il microfono riceve l'onda sonora del motore della macchina che ha la stessa frequenza con cui è stata emessa. Infatti il motore di una macchina di Formula 1 si comporta un po' come uno strumento musicale. Diciamo che gira a 12.000 giri al minuto, che sarebbero 200 giri al secondo, quindi 200 Hz, quindi il microfono sente questa frequenza, sente una nota a 200 Hz. È la nota emessa dal motore. Quando però la Formula 1 sfreccia su un rettilineo andando verso il microfono riceve e sente una frequenza ricevuta più alta, non sente più ma sente quindi sente una nota più alta. Invece quando la macchina è passata davanti al microfono e quindi si allontana, dopodiché si allontana, questa frequenza improvvisamente diminuisce, quindi noi sentiamo la frequenza più alta quando la macchina viene incontro a noi, finché arriva sul rettilineo, quando passa, la frequenza si abbassa. Bisogna distinguere due casi diversi. Il primo è quando è la sorgente, cioè la macchina di Formula 1 o l'ape in questo caso, che si muove rispetto all'aria, mentre il microfono, l'osservatore, rimane fermo. Il secondo caso invece è quando la sorgente è ferma e è il microfono che si muove rispetto all'aria. Il terzo caso è quando entrambi, sia la macchina di Formula 1 che il microfono, sono in movimento. Poi ciascuno dei due sottocasi va a sua volta distinto nell'ipotesi in cui la sorgente, in questo caso, si muove verso il microfono, quindi sorgente in avvicinamento al microfono oppure in allontanamento. Nel secondo caso bisogna distinguere se è il microfono, che stavolta si muove lui, la sorgente è ferma, il microfono che si avvicina alla sorgente oppure il microfono si allontana dalla sorgente, e questi due casi sono i due casi fondamentali che combinati poi danno il terzo caso, che non è altro che la combinazione dei primi due. Inoltre ci limitiamo sempre al caso in cui sorgente e ricevitore si muovano a una velocità minore di quella del suono, quindi il moto subsonico, cosa che nell'aria è piuttosto ragionevole, perché la velocità del suono è circa 330-340 metri al secondo, che corrisponde a circa 1200 km orari, e nessuna macchina di Formula 1 riesce a raggiungere e superare i 1200 km orari, ci riescono soltanto gli aerei supersonici. Comunque faremo un accenno anche agli aerei supersonici che rompono la barriera del suono, della velocità del suono in aria.